Non abbiamo tenuto testa, abbiamo dominato. È differente. Però il calcio è questo, anche domenica col Trastevere è stata la stessa partita, però abbiamo finito in campo e c'era davanti un 2004, un 2005. Però io posso solo rimproverare i miei ragazzi che prendiamo dei gol, continuiamo a prendere dei gol stupidi su palla inattiva. Per il resto cosa posso dire? Giochiamo sempre in questa maniera, oggi abbiamo giocato veramente bene. Però il risultato è ancora negativo, quindi questo dispiace, dispiace anche per i ragazzi perché io li vedo in settimana, lavorano benissimo, poi del resto si vede poi anche la domenica che giocano veramente bene, però il calcio è anche questo, noi abbiamo troppa gente, troppi ragazzi giovani, abbiamo poca esperienza, quindi la cosa negativa è questa, che dobbiamo sicuramente integrare con dei giocatori un po' più esperti, poi sono convinto che lotteremo per salvarci fino alla fine perché questa è la strada giusta. Ma lo sapevamo già dall'inizio, noi siamo partiti con un programma, la società è partita da zero, non avevamo neanche un giocatore ad agosto, quindi senza preparazione atletica. Quindi vederli giocare così, bene, con intensità, posso fare solo i complimenti ai ragazzi. L'unica cosa che mi fa imbufalire è che prendiamo un gol perché uno dei più esperti, tra l'altro, scivola. Questo non va bene perché è successo anche domenica. Però ripeto, siamo ancora qui a leccarci le ferite dopo una partita del genere. Andiamo avanti. Vittoria soffertissima, vittoria durissima e vittoria importantissima. È stata una partita che ha rispecchiato una settimana per noi non facile perché tanti problemi di infortunati, influenze e quindi sapevamo che oggi avremmo sofferto. Ci è mancata un po' la gamba che abbiamo solitamente, ma era una partita che dove avevamo messo in conto questo aspetto. L'abbiamo sbloccata con due situazioni dove siamo stati bravi per quanto fatto in settimana, una palla sopra la linea e sono felice per il gol di Giordano dopo tanto tempo e sono felice anche perché il secondo gol è venuto su una situazione in cui lavoriamo tanto, in cui il mio secondo mette tanto impegno e siamo stati premiati ancora una volta. E poi è stata una partita di sofferenza, perché il Porto d'Ascoli in Serie D può anche soffrire. Forse qualcuno se ne è un po' dimenticato, visto che da sopra abbiamo poche persone che vengono a vedere la partita, però ci piacerebbe che ci incitassero un po' di più invece di stare a contestare se il Porto d'Ascoli si difende. Il Porto d'Ascoli in Serie D si può anche difendere, perché la sua storia, o almeno la storia da quando sono qua io, dice che questa squadra ha fatto quello che ha fatto con un'organizzazione di squadra importante, sia quando difende sia quando attacca. Quindi quando c'è da difendere si difende e mi piacerebbe che tutti, ripeto, poche persone, ma quelle poche, mi piacerebbe che ci dessero in momenti di difficoltà, come erano oggi, qualcosa in più. Abbiamo battuto un avversario che non merita i punti in classifica che ha, allenato da un bravissimo allenatore, ed è una vittoria che per noi ha un peso importante, che dà continuità. La vittoria di Chieti è il quinto risultato utile consecutivo e che ci fa passare un'altra bella settimana.